La mia passione alla fotografia, diciamo, tecnicamente è nata quando ero adolescente. Uscivo con gli amici, rubavo la macchinetta a mio fratello perché non avevo una mia, mio fratello era più grande, e fotografavo loro nelle varie situazioni, insomma, quando andavamo a fare una gita o altro. Però, diciamo, sento che ha delle radici un po' più profonde perché quando andavo, mio padre è originario di Accadia, quindi del subappennino. Anche mia madre, quindi andavo spesso sul subappennino e ero sempre affascinato proprio dal vedere i ruderi che stavano abbarbicati sulle colline, quindi anche se non avevo la macchinetta già facevo secondo me delle fotografie mentali perché sono rimaste così. È sempre legato, diciamo, al territorio, proprio per questo amore che ho per questa terra, insomma, in tutti i suoi aspetti, soprattutto gli aspetti che riguardano i beni culturali, le architetture antiche. Quindi saranno fotografie delle chiese foggiane, ma saranno fatte come potrebbe fare chiunque di noi, cioè qualunque cittadino, cioè sono fatte con un cellulare passeggiando e quando uno trova un bello scorcio, una bella situazione, fa la foto. Questo discorso vuole semplicemente come dire, far comprendere che chiunque può fare una bella foto e che il mezzo, insomma, non è poi così importante, insomma, basta anche un cellulare e un po' di fantasia, di immaginazione.